Amici carissimi, bentornati. Siamo ad una nuova puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù. Stiamo affrontando insieme la bellissima e importantissima virtù teologale della carità, che questa sera approfondiremo ulteriormente, comprendendo una cosa fondamentale, un po' aiutati anche sinceramente da alcuni passaggi del Catechismo Maggiore di San Pio X, perché ho cercato di cercare un po' in giro, ovviamente preparando come doveroso, insomma, questa puntata, una qualche fonte che sintetizzasse al meglio, in maniera anche comprensibile e divulgativa, alcuni punti evidenziati da San Tommaso d'Aquino riguardo questa virtù, uno dei più importanti dei quali, con un'espressione un po' tecnica, che però bisogna capire, è che la carità è la forma di tutte le virtù, cioè tutte le virtù sono gradite a Dio nella misura in cui sono mosse dalla carità, cioè anzitutto dall'amore di Dio, sempre e comunque. E per quelli che riguardano i rapporti invece con i nostri pari interpersonali, quando si agisce in forza dell'amore del prossimo, amato per amore di Dio. Ecco, questi sono i passaggi che dobbiamo vedere. Prima però andando a leggere e per concludere il meraviglioso inno alla carità che ci ha accompagnato nelle prime due puntate dedicate a questa virtù, perché l'ultima volta siamo rimasti al commento dei 12 attributi della carità. Rimane l'ultima parte del brano di questo splendido brano di San Paolo, che appunto conclude affermando che la carità è la virtù più grande di tutte, no? Come abbiamo ascoltato nel canto di introduzione a questa catechesi. Allora, riprendendo dal testo della volta scorsa, finiamo appunto questa esegesi e poi passiamo, diciamo, ad una considerazione sistematica di questa virtù alla luce del Catechismo Maggiore di San Pio X, che è quello un pochino più esteso e, come nel suo stile, è fedelissimo alla dottrina tradizionale e molto chiaro anche nelle sue esternazioni. Allora, leggo prima i versetti in italiano, poi faccio qualche piccolo eventuale commento per quanto riguarda sempre la traduzione letterale, no? La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Allora, letteralmente, qui si dice che la carità non cade mai, non decade mai, non finisce mai. In greco è agape udepote pirtei e in latino è caritas nunquam excidit, cioè lo stesso excidit significa letteralmente scappare. Cadere via, quindi è qualche cosa di imperituro, che rimane senza possibilità che decada. E il senso è molto molto importante, perché quello che San Paolo sta per spiegare è che le altre due virtù cardinali, pur essendo così importanti, un giorno cadranno, nel senso, in che senso? Che alla fede, quindi le verità che noi adesso conosciamo per in maniera inevidente, certo comprendendo qualcosa, ma sono comunque delle cose che sovrastano la nostra ragione, diventeranno evidenti con la conoscenza faccia a faccia, e ciò che è oggetto della speranza, cioè la nostra me la meta, quindi la beatitudine, la visione beatifica, la compagnia dei santi, la raggiungeremo, e quindi non occorrerà più la virtù della speranza. Quindi,
La carità non è così, la carità rimane sempre stentorea, ecco. Infinita, e se si può dire, ma non si può dire in italiano, insomma, è un neologismo strafalcionato, è infinita, è infinibile, non può finire. Le profezie scompariranno, bellissimo. Katargetheson taia in greco, da katargeo, letteralmente sarebbe non avranno più nessun effetto perché si sono compiute, quindi cadranno nel nulla. A che cosa servono le profezie quando si è dinanzi alla realtà, no? Così le lingue pauson tai, quindi il dono delle lingue, qui fa riferimento a tutti quanti i carismi che ha elencato al termine del capitolo 12, queste manifestazioni straordinarie dello Spirito Santo che caratterizzavano la comunità cristiana primitiva, no? Il dono delle lingue cesserà. Ah, perché? Perché vi do una buona notizia, specialmente insomma per coloro che si affaticano nello studio delle lingue straniere, che in paradiso si parlano tutte le lingue e si capiscono tutte le lingue, quindi in paradiso si parla cinese, il giapponese, diciamo le più difficili, il russo, il tedesco, quindi qui per imparare una lingua, ecco, chi si cimenta in queste imprese si deve fare una fatica non indifferente. Il dono delle lingue è un dono straordinario. Sappiamo anche, no? Alla prima predicazione apostolica ci fu un dono delle lingue del tutto peculiare, non tanto che San Pietro parlava in tutte le lingue, quanto che tutti capivano l'aramaico di San Pietro, pur essendo parti, eramiti, abitanti della Cappadocia, come si legge negli Atti degli Apostoli, quindi c'era una comprensione da parte del destinatario, quindi una, come dire, una traduzione simultanea, potremmo pensare, insomma, no? Ad opera dello Spirito Santo, quindi senza bisogno di cuffiette, seduta stante, le grandi opere dell'Altissimo. E la conoscenza anche qui svanirà, stesso verbo di prima, no? Katargeteson tai, e qui al singolare katargetese tai, quindi svanirà, quindi finirà nel nulla, quindi sarà nullificata, non avrà più nessuna efficacia, non servirà più a niente. Ecco. E poi avanti, infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. In greco è ekmerus, sia gnoskomen e sia profetewomen. Ekmerus significa letteralmente in parte, tant'è vero che la Vulgata traduce letteralmente ex parte, enim cognoscimus et ex parte profetamus, cioè è una conoscenza in ogni caso parziale ed è una profezia parziale. Cioè, questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Per esempio, la nostra conoscenza di Dio, come il buon San Tommaso imparava, e scusate, come il buon San Tommaso insegnava, una frase che ho citato tante volte, che è un cult, diciamo così, perché poi sentirla dire da San Tommaso, insomma, che di Dio più di qualcosa conosceva, insomma, il nostro Signore ha detto a San Tommaso, compiacendosi, Benedixisti de me Toma, quindi hai parlato bene di me, Tommaso. Quindi a Tommaso, insomma, con la testa che c'aveva, anche quando entra nel mistero della Santissima Trinità o nell'incarnazione o nell'Eucaristia, ha avuto delle genialate, insomma, che sono veramente impressionanti. Cioè, certamente non è che buca il mistero, però un pochino dentro ci penetra. Tuttavia, San Tommaso diceva che la massima conoscenza possibile che noi in questo mondo possiamo avere di Dio è questa: essere consapevoli che per quanto possiamo conoscere, dire, pensare o parlare di Lui, tutto questo è niente in confronto a ciò che Egli è. Ecco, quindi, quando verrà ciò che è perfetto, quindi attenzione anche qui, no? E qui il termine è teleion, quindi ciò che è completo. La parte e il tutto, no?
La parte, ancora un'altra volta lo stesso verbo, catarghetesetai, quindi svanirà nel nulla, sarà assorbita dal tutto con cui noi entreremo in contatto. Ancora, quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Qui parlare, pensare e ragionare come un bambino. È chiaro che qui San Paolo non fa riferimento evidentemente, no, all'infanzia reale, quindi all'essere un bambino biologico, ma questa è una sua espressione molto calzante, molto opportuna, che viene riferita alla fede, no? Altrove nelle lettere dice: guardate che voi siete ancora bambini nella fede, non vi posso parlare con un linguaggio da persone adulte perché non siete capaci di sopportare i discorsi spirituali, no? Altrove San Paolo distingue l'uomo psichico dall'uomo pneumatico, quindi l'uomo che è sintonizzato sulle categorie del mondo e quindi non capisce niente delle cose spirituali, e quello che invece comincia a sintonizzarsi sulle categorie dello spirito. Quindi, divenuto uomo, ho eliminato ciò che era da bambino. Quindi comincia a pensare non da bambino, ma da cristiano adulto, a parlare non da bambino, ma da cristiano adulto, a ragionare non da bambino, ma da cristiano adulto. Quindi attenzione. E il parlare di un cristiano adulto, San Paolo lo specifica altrove, è il parlare sapiente. Quindi non si ciancia a vanvera, si parla con sapienza. Quindi con sapienza significa capacità di presentare la realtà in maniera, come dire, verosimilmente analoga a come la vede nostro Signore. Pensare da cristiano adulto, come pensa un cristiano adulto? Altrove San Paolo dice: noi abbiamo il nous di Cristo, abbiamo meditato all'ora santa di giovedì scorso, noi abbiamo il nous di Cristo, no? Il verbo è phronun, ecco, che viene da phren, richiama la radice verbale di nous, di intelletto, no? Quindi l'intelligenza simile a quella di nostro Signore. E elogizomen, quindi è il pensare ragionato, il ragionare. Noi sappiamo che c'è il ragionamento mondano, no? E il ragionamento celeste. Per comprendere la differenza, basta ricordare la gaffe di San Pietro subito dopo aver avuto il primato. Gesù parla di croce: lungi da te, Signore, questo non ti accadrà mai. Tu non pensi secondo il mondo, non ragioni secondo Dio, scusate, ma ragioni secondo il mondo. Ecco, quindi, come dire, togliere la croce significa vanificare il 90% di ciò che è la carità, l'autentica carità, no? Prosegue ancora San Paolo: adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora vedremo faccia a faccia. Qui il verbo è blepo, quindi è proprio il vedere, vedere, quindi proprio il vedere blepo è vedere proprio con gli occhi. Non è il vedere intellettuale, è proprio la vista. Ora qui noi vediamo in maniera confusa, come in uno specchio. In maniera confusa in greco è più bello, è en enigmati, si capisce, no? Da qui l'italiano enigma. Pensiamo per esempio a tanti passi della Sacra Scrittura, no? Vediamo chi sono i grandi interpreti che sanno, per esempio, decodificare il linguaggio apocalittico biblico del profeta Daniele, dell'Apocalisse stessa, no? Tutti quanti gli enigmi. Quindi
adesso veniamo in maniera confuso, quel poco che vediamo lo vediamo riflesso come se fosse in uno specchio. Oh, allora finalmente vedremo faccia a faccia. Io dico sempre alle persone: io questo non lo capisco, questo non lo capisco, questo non lo capisco, questo non lo capisco. State, abbi pazienza, perché in paradiso lo capiremo. Noi qui ci proviamo ogni tanto, ma se una cosa ci rimane oscura, vuol dire che il nostro Signore vuole che rimanga oscura. Fatene una ragione, insomma, no? Quindi non ti stare troppo a scervellare oltre il limite. Adesso conosco ancora qui in modo imperfetto, ma anche qui il termine greco è ekmerus, in parte. La conoscenza è sempre parziale, questo noi dobbiamo essere sempre, sì, dobbiamo essere sempre certi, quindi, e convinti. Ma allora conoscerò come io sono conosciuto. Katos kai egnosten. Il testo greco non dice conoscerò perfettamente. No, no. Allora conoscerò come io sono conosciuto. Anche la Vulgata rispetta fedelmente il greco, quindi autem cognoscam sicut et cognitus sum. Bellissimo questo qui, no? Quindi, cioè, conoscere come sono conosciuto, basta pensare al Salmo 138. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quanto sei e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu già la conosci tutta. Quindi avremo di contro una conoscenza di Dio analoga a quella che lui ha di noi fin da qui, insomma, tanta roba, è bello, no? Quindi conclude dicendo: ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Nunc de mene pistis, elpis, agape, tatria tauta, queste tre cose, quindi mezzon de tuton è agape. Quindi qui è la traduzione perfetta, quindi perché è la più grande di tutti? Perché primo è quella più importante e secondo è quella che rimane per sempre. Torniamo, ecco, adesso passiamo alla parte un po' sistematica, no? Allora, partiamo come sempre dall'atto di carità. Partiamo, ripartiamo, e adesso avrete la pazienza di tollerare il fatto che nella mia povera tenda d'argilla non riesco a ritenere tutte quante le cose che dico, anche perché per grazia di Dio ne dico un po' e quindi non ce la faccio. Ogni tanto qualcuno mi dice: che hai detto in quella catechesi di quel giorno lì? Dico: guarda, figlio mio, meno male che è registrata, perché altrimenti non saprei proprio che cosa dirti. È impossibile rifare una stessa cosa uguale, ma quando sono molte le cose in cui si è coinvolti, riesce difficile anche ricordare i dettagli, no? Allora, la carità dice così: mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Qui c'è tutto. Ti amo con tutto il cuore, come dire, è un incipit, potremmo dire, no? Ma qui c'è la rievocazione in forma breve del primo comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, nella forma più estesa che vedremo usata nel Catechismo Maggiore, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. Quattro ce ne stanno. Nello Shema ebraico, in Deuteronomio 6, tutto il cuore, tutta l'anima, nafshecha, e tutte le forze, no? Meodecha. Ma nella forma estesa, che è quella che riporta l'Evangelista Marco, c'è pure la mente. Ecco, quindi adesso non la dianoia, ecco, in greco. Quindi con tutto il cuore rievoca tutti i precetti della carità. E sopra ogni cosa, ecco un punto fondamentale, sopra ogni cosa. Questo
Queste non sono chiacchiere, vedremo perché la carità è compiuta quando noi veramente amiamo Dio sopra ogni cosa, cioè non gli anteponiamo nulla, cioè siamo disposti a sacrificare tutto per Lui, compresa la nostra vita. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, dice Gesù. Chi ama il figlio o la figlia più di me, questo è il Vangelo, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Se uno viene a me e non odia, la nuova traduzione dice ama di più perché per non cadere in qualche equivoco dato dai semitismi, no? Quindi chi viene a me e non mi ama più di quanto ama la madre, il padre, la madre, la moglie, i figli e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Quindi sopra ogni cosa. Alla prova di questo è molto facile per vedere come sta la nostra carità. Sono disposto a perdere Dio, a perdere la sua amicizia, vedremo come si perderà la carità, e viceversa. Sono disposto, pur di conservare l'amicizia e l'amore di Dio, a perdere qualunque cosa, comprese le cose più care, ad anteporre l'amore di Dio anche alle cose più care, anche agli affetti più cari, anche alle cose che mi stanno più a cuore. Sopra ogni cosa. Perché? Perché sei bene infinito. San Francesco diceva, tu sei il bene. Tutto il bene, il sommo bene. Che cosa significa se bene infinito? E nostra eterna felicità? Che tutti quanti i beni che noi abbiamo, tutti in Dio, sono tutti contenuti essenzialmente e in maniera esponenzialmente somma. Pensiamo agli amori più cari. L'amore materno. La mamma, che è uno degli amori primordiali, no? Da dove viene l'amore materno, secondo noi? L'amore materno viene da Dio, perché Dio ci ama più che la migliore delle mamme del mondo. Lo dice il profeta Isaia, no? Sulle mani ti porto tatuata, le mie viscere fremono di compassione, le mie viscere, quindi. Antropomorfismo evidentemente, no? Ma le viscere, le splankma in greco, le rachamim in ebraico, le viscere sono quelle che ha una donna che è donna, d'accordo? Che il bambino lo porta in grembo, lo concepisce, lo gesta, lo dà alla luce e lo cresce. Quindi l'amore materno in Dio si trova all'ennesima potenza. L'amore paterno, diamo gli amori più grandi, no? In Dio si trova. E come? L'amore sponsale, vogliamo parlare dell'amore sponsale. Oh, tutte le anime sono chiamate, sarebbero chiamate, diceva Santa Teresa d'Avila, alle mistiche nozze con il Signore. Basta leggere il profeta Osea, no? Tutta quanta la teologia già vetero-testamentaria. Dove Gesù vede, dove Dio vede il suo popolo come la sua sposa. E tanto è vero che fa sposare ad Osea una prostituta per dire: guarda, devi dire al mio popolo che come questa prostituta, cioè non ti può essere fedele, perché la prostituta non può essere fedele al marito, e gli fa prendere una prostituta come sposa, così vedendo questa cosa loro capiranno che io gli sono sempre fedele, ma loro mi sono sempre infedeli. Oppure pensiamo al cantico dei cantici, no? Quindi l'amore sponsale in Dio è presentissimo. Ed è presentissimo anche l'amore filiale, perché è vero che Dio è l'origine di tutto, no? Però c'è un però che il Verbo si è fatto uomo e ha detto che chi fa la volontà di Dio è per lui fratello, sorella e anche, udite, udite, madre di Gesù. Quindi vediamo come in Dio Dio ha voluto vivere anche l'amore filiale nell'esperienza dell'incarnazione. L'amore fraterno,
per me fratello, sorella e madre. L'amore di amicizia, che è uno degli amori più belli, presente in Dio, in sommo grado. Pensiamo anche all'esperienza meravigliosa che Gesù ha vissuto sulla terra con il suo migliore amico, Lazzaro. Gesù ci ha avuto il suo migliore amico, quindi un amico nel senso stretto del termine, un amico, un confidente, quindi uno con cui ha vissuto questa cosa meravigliosa. Quindi, sebbene infinito, tutti i beni, non parliamo poi dei beni più bassi, io sto parlando adesso, parlo dei beni elevati, no? I beni materiali e i soldi. Ma Dio ha ricchezza infinita, Dio, queste cose sono piccolezze. I piaceri e i diletti, parliamo di quelli là leciti, ma in Dio i piaceri e i diletti ci stanno tutti, quelli che conosciamo, e molto di più tra quelli che non conosciamo. Noi non possiamo, come dire, farci un'idea del tutto inadeguata dell'Altissimo. Questo è bene infinito e nostra eterna felicità, cioè la felicità con tutto ciò che questo termine, e quindi l'idea stessa di felicità racchiude, in Dio c'è e ci sarà. La beatitudine, che è la felicità del cielo, ce ne renderemo conto soltanto quando ci arriveremo. Però in questa vita è possibile viverla la felicità, perché chi vive nella carità, intesa in questo senso, quindi nell'amore perfetto, perfetto nel senso che ci siamo ma non ci saremo mai perfettamente, no? Santo Tommaso d'Aquino diceva che solo la Madonna è riuscita, almeno dal punto di vista soggettivo, non oggettivo, a vivere con perfezione il primo comandamento. Perché San Tommaso diceva in modo soggettivo e non oggettivo? Perché nessuno può amare Dio come merita di essere amato. Pensiamo a quanto sono colpevoli gli uomini che non lo amano. Perché Dio è sommamente meritevole di essere amato, perché è la fonte di ogni bene. Se gli uomini potessero vedere tutto quello che ininterrottamente ricevono da Dio, pur non rendendosene conto, pur non sapendo, pur bestemmiandolo dalla mattina alla sera, non ridirebbero. Si andrebbero a nascondere non si sa dove, per quanto si dovrebbero vergognare. Pensiamo soltanto che da Dio abbiamo ricevuto l'essere con la creazione, cioè la mia anima, quindi la mia persona, la tua anima, chiunque sia tu che mi stia ascoltando, e la tua persona, sono un unicum irripetibile. Non c'è nessuno come te. Non c'è mai stato, né mai ci sarà. Da quando sei stato creato, tu sei immortale. Udite, udite, noi siamo immortali, passiamo per la morte corporale, ma cioè la vita che il Signore mi ha dato è già vita che di per sé sarà comunque eterna. Poi bisogna fare attenzione perché se andava a finire male, che sia eterna sarà fonte di enorme sofferenza, perché insomma l'eterna dannazione non è certamente auspicabile, ma l'eterna beatitudine sì. Siamo ininterrottamente, questo San Tommaso lo spiega benissimo, conservati nell'essere, cioè io adesso ci sono, perché Dio mi mantiene in vita. Ininterrottamente. E questo lo fa con tutte le creature che esistono nell'universo intero. Pensate un po', cioè, chi conosce un pochino degli scritti di Luisa di Carreta sa che la sua onnipotente volontà, per esempio, è presente in ogni uomo e nella sua vita anche corporea, terrena, con i tre moti incessanti che ci fanno essere
ci fanno rimanere in vita. Il palpito del cuore, il battito cardiaco, la circolazione del sangue e il respiro. Anche le persone, insomma, che non hanno una grande cultura sanno bene che se il cuore si ferma è la fine, che se la circolazione non funziona, a proposito di trombi o miocarditi che girano adesso, andiamo a finire malamente. E se il respiro si ferma, qualcuno mi ha fatto notare un pochino di tempo fa, non so se era una mail o uno di quelli che chiamano la divina volontà, come le complicazioni e gli effetti collaterali di questa strana cosa che sta circolando ormai da un paio d'anni, ma guarda un po', toccano proprio i tre moti della divina volontà dentro di noi, perché le miocarditi prendono il cuore, i trombi prendono la circolazione e le polmoniti bilaterali prendono i polmoni, cioè il respiro. Non respira più, ma guarda circa la satanicità, diciamo così, no? Proprio di quello che ci sta circondando in questo momento. Chiusa parentesi, ecco. Allora, alla luce di tutto, e attenzione, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso. Attenzione, perché qui oggi, nel nostro contesto storico-culturale, il secondo grande comandamento è diventato un pochino il primo. Cioè, a Dio oggi non se lo fila più nessuno, diciamocelo proprio francamente. E invece l'amore del prossimo è considerato, ci sono i filantropi, no? O i sedicenti tali. Non voglio per ragione di carità fare i nomi, insomma, ma non è difficile capire. Sono i grandi amanti e benefattori dell'umanità. Perché bisogna qui instaurare un mondo dove tutti quanti si rispettano e si vogliono bene, dove c'è spazio per tutti, meno che per Dio. Attenzione che l'amore del prossimo, se si sgancia dalla sua motivazione profonda, noi amiamo il prossimo per amore di Dio, adesso vedremo che significa, non per se stesso. Perché l'uomo non è né amabile, né, se si potesse usare la perifrastica passiva latina, amandum, né amando, ma amando non come gerundio, né da amare per se stesso. Perché è creatura, e tra l'altro è creatura adesso molto fallace, delle volte proprio molto molto imperfetta, molto difficilmente amabile perché piena di difetti, quindi non è tutta quanta questa amabilità l'essere umano come sta ridotto oggi in quanto tale, no? Cioè, noi dobbiamo pensare che il mondo ha una sua morale laica che è sintetizzata dai principi della rivoluzione francese, che rappresentano il culmine dell'illuminismo, cioè liberté, égalité, fraternité, intesi alla laica, sono proprio l'anticristianesimo, nel senso che anche noi abbiamo la libertà, ma bisogna vedere quale libertà, anche noi abbiamo la fraternità, ma bisogna vedere quale fraternità, anche noi conosciamo molto bene, predichiamo molto bene l'uguaglianza, ma bisogna vedere quale. Non sono affatto la stessa cosa, affatto. Kant aveva una morale laica, Kant è stato uno dei massimi esponenti dell'illuminismo, nella critica della ragion pratica si legge un principio che se uno lo legge dice ma questo è cristiano, agisci in modo tale da considerare il prossimo sempre come fine e mai come mezzo, cioè accidenti. Tu non puoi mai strumentalizzare il prossimo, non puoi servirti dell'altro, non puoi trasformare il prossimo in un soggetto da manipolare o in uno strumento per la tua utilità, per trarne vantaggio. Bellissimo, no? Sì, bellissimo, il problema è che è completamente laico. E le cose completamente laiche, che cosa succede? Sono altisonanti nei principi, ma raramente funzionano nei fatti. Oppure hanno delle modalità di attuazione, insomma, che sono, diciamo così, per usare un eufemismo, del tutto discutibili. Entriamo
abbiamo un pochino di tempo ancora. Allora, un po' più nel vivo di questa straordinaria virtù, ripeto, adesso andiamo a prendere il Catechismo esteso di San Pio X, cioè non il compendio della dottrina cattolica, ma il Catechismo maggiore, molto molto ampio, tiene i numeri 897 e seguenti. Parla appunto della carità. Leggo e poi faccio qualche piccola glossa. Alcune cose le abbiamo già viste, però le focalizziamo bene, e altre le approfondiremo ulteriormente. Che cos'è la carità? La carità è una virtù soprannaturale, infusa da Dio nell'anima nostra, per la quale amiamo Dio per se stesso sopra ogni cosa. E il prossimo come noi stessi per amore di Dio. Attenzione. Chi è che va amato per se stesso? Cioè, perché è degno di essere amato. E non c'è nessun pericolo nell'amarlo. Vedete cosa questa piccola specificazione? Dio va amato per se stesso. Il prossimo non va amato per se stesso. Nessuno, se qualcuno si scandalizza, deve cambiare religione, diciamo così, cambiare fede. Sta scritto qui, lo troviamo anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, questo concetto, quindi non è una cosa che è obsoleta, che è perita con la decadenza in disuso del Catechismo di San Pio X, si trova anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio lo si ama per se stesso, perché è degno di essere amato. Cosa diciamo nell'atto di dolore? Peccando, offeso te che sei infinitamente buono, sommo bene, nostra eterna felicità, e degno di essere amato, non solo di essere amato, ma di essere amato sopra ogni cosa, quindi per se stesso e sopra ogni cosa. Qui in diretta Telegram, sapete che quando uno vuole parlare su questi bellissimi nuovi strumenti di comunicazione, alza la mano, no? Anche su Twitter, nelle stanze di Twitter, quando si vuole parlare si alza la mano. Adesso io vorrei dire, alzi la mano chi conosce qualcuno che ama Dio veramente per se stesso e sopra ogni cosa. Per se stesso e sopra ogni cosa. Queste due paroline ci devono proprio entrare dentro la testa e dentro il cuore, per se stesso e sopra ogni cosa. Perché il prossimo, attenzione, lo amiamo non per se stesso, ma come noi stessi, l'antico comandamento, e per amore di Dio. E vedremo perché e in che senso. Quindi una virtù soprannaturale, questo lo possiamo capire perché lo abbiamo già detto introducendo le virtù teologali, no? Le virtù teologali non ce le possiamo dare da soli, noi ce le abbiamo in quanto battezzati, infusa da Dio nell'anima nostra. San Paolo dice: nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Dire che Gesù è il Signore è l'atto di fede per antonomasia, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Non possiamo desiderare né sperare il cielo e le cose celesti se non siamo mossi dallo Spirito Santo, tantomeno possiamo amare Dio se non siamo mossi da questa potente virtù infusa da Lui stesso. E per quali motivi noi dobbiamo amare Dio? Numero 898. Noi dobbiamo amare Dio perché Egli è il sommo bene, infinitamente buono e perfetto. Sul sommo bene l'abbiamo già visto e abbiamo anche, come dire, introdotto il infinitamente buono. Infinitamente buono che significa? Buono è colui che fa il bene, che opera il bene. Noi da Dio riceviamo solo, sempre,
e ininterrottamente beni. Sempre. Per cui quella cosa assolutamente inqualificabile, esecrabile e che fa inorridire, che è la bestemmia, è proprio quanto di più insulso possa esistere sul pianeta Terra. A parte l'orrore di una pulce che insulta l'essere perfettissimo che ha creato tutto quanto l'universo, quindi è proprio un fatto che se lo si potesse vedere con gli occhi soprannaturali, cioè farebbe pena, cioè, oltre che orrore e ribrezzo. Ma è poi una cosa non soltanto totalmente immotivata, ma totalmente ingiusta. Cioè tu stai sputando in faccia, gettando, disprezzando, ingiuriando chi ininterrottamente ti sta dando soltanto beni su beni su beni su beni. Su beni e su beni. Inoltre, per il comando che egli ce ne fa, prosegue il testo, e per i tanti benefici che da lui riceviamo. Non a caso la liturgia della Santa Chiesa ci dice, in quella parte della Santa Messa che si chiama il prefazio, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. Dovere e fonte di salvezza. Cosa? Rendere grazie sempre e in ogni luogo. Cioè, se noi stessimo dalla mattina alla sera a dire a Dio grazie, 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 non le bestemmie, grazie, grazie, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio, ti lodo, cioè, faremmo mezza parte dell'obbligo nostro e manco tutta. Ottocentonovantanove. Come si deve amare Dio? Ah, Dio si deve amare sopra tutte le cose, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutte le forze. E come faceva il buon catechismo di San Pio X, adesso ha fatto un'affermazione, quindi questo è, vuol dire, è un numero programmatico, dopodiché scende nei dettagli perché dice sì, ho capito, ma che significa con tutto il cuore? Con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Adesso te lo spiego. Anzitutto, si deve amare Dio sopra tutte le cose. E qui veramente si vede proprio il cuore, a mio avviso, anche di un papa. Sapete che il buon padre Pio da Pietrelcina disse, insomma, lui è morto nel 68, quindi c'era già vivo Paolo VI. Dopo Paolo VI ci sono stati soltanto altri tre papi, cioè quattro per la verità, se consideriamo che San Giovanni, anche Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco. Quindi, in ogni caso, almeno per quelli che c'erano stati fino ai tempi suoi, Padre Pio disse: non c'è nessuno salito sul soglio di Pietro grande come Pio X. Questo è quello che disse Padre Pio, esattamente, dipende dall'autorevolezza che noi gli riconosciamo, però qui si vede proprio la straordinaria santità proprio di quest'uomo. Amare Dio sopra tutte le cose vuol dire preferirlo a tutte le creature più care, più perfette, preferirlo. Ed essere disposti a perdere tutto piuttosto che offenderlo e cessare di amarlo. Buon esame di coscienza a tutti quanti. Guardate che, cioè, l'esame di coscienza si deve fare su queste cose. Perché non amare Dio come lui merita è il peccato più grande che si possa commettere. Perché è quello a cui siamo maggiormente dovuti, tenuti. Scusate, preferirlo a tutte le creature. Andiamo. Preferisci Dio a tuo padre, a tua madre, a tuo figlio, a tua figlia? Preferisci
a tuo fratello, a tua sorella, la tua casa, le tue cose, ai tuoi soldi, ai tuoi interessi, al tuo lavoro. Facciamo un pochino di esempi, no? Così cominciamo a vedere come la carità abbraccia tutte quante le virtù, no? Ma se una persona senza necessità lavora la domenica, sta amando il Signore? Se lasciamo perdere il peccato contro il secondo comandamento, insomma, non, sta amando il Signore? Se una coppia di sposi non vive santamente il matrimonio, la vita coniugale, si chiude alla vita, per esempio, sta amando il Signore? No. Una coppia dice: no, no, basta, due figli, adesso non ne voglio più. Sta amando se stessa questa coppia, per carità, la propria comodità, non so come dirlo, no? Quindi, i propri progetti, anche leciti, anche umanamente comprensibili, perché non si tratta di più di nostro Signore. Le persone che ne so, perdono una persona cara come reazione: ah, Dio non me l'ha guarita, quindi non metto più piede in chiesa, per dire. Cose, credo che siano esempi abbastanza fruibili, no? Perché è sempre importante capire. Stanno amando Dio al di sopra di ogni cosa? No. No. Un ragazzotto che non studia a scuola sta amando Dio? No. Perché Dio si ama anche col nostro lavoro, come vedremo con tutte le forze. E Dio vuole che tu, a scuola, giovanotto, dia il meglio di te, come tutte le cose. Ma non perché devi essere il primo della classe, devi primeggiare sul prossimo, devi darti le arie o chissà chi devi diventare. No, ma perché così dimostri il tuo amore verso il Signore, che vuole che i suoi figli lavorano. Chi ci ha avuto i doni dell'intelligenza studi, acquisisca delle competenze per poter avere dei ruoli magari di maggiore responsabilità all'interno del mondo, della società civile o della Chiesa. Così cominciamo a capire come la carità raggiunge tutte quante le virtù. Una persona che tratta male il proprio corpo, fuma, comunque comincia a fare, diventa obesa, mangia troppo, trascura la propria salute, si sottomette a interventi chirurgici di chirurgia estetica. Faccio un po' di esempi provocatori apposta. Amando Dio, secondo noi? Secondo me no. Perché siccome il nostro corpo ce l'ha dato il nostro Signore, mantenerlo bene, quindi se io fumo, che cosa faccio? Io sicuramente vado a compromettere in tutto, in parte, tutta quanta una serie di cose belle che Dio ha fatto nel mio organismo, cioè i polmoni, cioè la circolazione, cioè alcune parti del cervello che a lungo andare vengono lese dalla circolazione del fumo nel sangue, il cuore magari, no? Si può fare questa cosa qui? Se io divento obeso, e qui vado incontro a una montagna di possibili conseguenze, no? Ginocchia, anche, quanta gente c'è, cioè, ancora, cuore, si può morire per obesità perché il cuore non regge. Sapete che oggi va di moda, vanno di moda interventi continui sul nostro corpo umano, d'accordo? Anche preventivi, ma il corpo umano va anzitutto aiutato per amore di Dio. Come?
con le cose stesse che lui ci ha donato, con una buona alimentazione, per esempio. Che non è una cosa, cioè, ah no, dobbiamo fare i modelli, adesso qui ci sta il culto dell'immagine, quindi la linea. Tu mangia bene, perché tutte quante le cose che Dio ha messo in giro, tutto quanto quello che è necessario per custodire santamente il tuo, custodire santamente il tuo corpo, è un atto di amore verso Dio, sia nella sua salute fisica, sia nel suo essere tempio dello Spirito Santo, come San Paolo spiega, e non profanabile, quindi da certi peccati, specialmente certi peccati. Una coppia che si mantiene casta, una coppia di ragazzi prima del matrimonio, sta amando il Signore, perché è il Signore che ci comanda di essere casti fino al matrimonio e non fa niente che siamo nel 2022, così come una coppia che va a convivere prima del matrimonio sta gravemente offendendo il Signore, non lo sta amando. Stanno amando se stessi, i propri disegni, i propri piaceri, i propri interessi, i propri modi di pensare, il proprio dire ma chi se ne importa, ma tanto oggi non serve più a niente, più del Signore. Mi dispiace, però purtroppo gli esempi bisogna sempre farli perché noi dobbiamo prendere coscienza di tutte queste cose, no? Ho detto, ripeto e straripeto e continuerò a ripetere fino alla morte, cioè. La funzione importante oggi più che mai di un sacerdote è stimolare le coscienze a prendere coscienza di tante cose. Quindi amare Dio sopra tutte le cose, essere disposti a perdere tutto piuttosto che offenderlo e cessare di amarlo. Che siamo disposti a perdere, per amore di Dio? Tutto, eh? Quindi non soltanto i beni affettivi, i soldi, i beni materiali. Qui già qualcuno si agita un po'. L'onore, la reputazione. Quando noi siamo fedeli a Dio, a tutto, alla sua legge o a altre cose, noi siamo pronti a perdere la reputazione, a diventare oggetto di ludibrio, di scherno, di derisione, di essere messi in ridicolo, di essere posposti, ritenuti buoni a nulla, sottovalutati, messi da parte, trattati come gli scemi del villaggio, anche se uno fosse tanto intelligente o ci avesse tanti titoli, lauree e cose di questo genere. Mio caro amico, l'avvocato amato, mi piace ogni tanto citarlo durante un bellissimo intervento che ha fatto di recente, specialmente riferitosi all'attualità di questi tempi, dove tante scelte importanti sono da fare per le coscienze dei credenti, dove si devono maturare dei profondi convincimenti e dopo agire di conseguenza. Lui diceva: chiediti, che cosa sei disposto a perdere per amore di Dio? Domanda fondamentale. Essere disposti a perdere tutto piuttosto che offenderlo e cessare di amarlo, ci ricorda il Catechismo di San Pio X. Poi, facciamo l'ultimo, perché qui non vorrei andare troppo in là. Qui sarebbe da chiedere alle persone in diretta se sono stanche o se vuoi avere anche qualche riscontro, perché sì, queste catechesi sono un pochino lunghette, ecco, però è il loro ambito proprio, altrimenti anziché fare una cinquantina di puntate sarebbero 150, insomma, se fossero un pochino più brevi. Che vuol dire amare Dio con tutto il cuore, 901. Ci fermiamo qui, così ci lasciamo un po' di suspense per la prossima volta, no? Amare Dio con tutto il cuore vuol dire consacrare a Lui tutti i nostri affetti. Ora, ci siamo mai chiesti, almeno chiesti, se il mio rapporto con Dio coinvolge i miei affetti? Non è difficile capire cosa sono gli affetti. Siamo affezionati al Signore, attaccati a Lui.
agli affetti noi ci affezioniamo e ci attacchiamo agli affetti, no? Cioè, siamo capaci di effondere i nostri affetti davanti a Lui nella preghiera. Se uno si studia i maestri di spirito, no? Dice, voglio imparare a fare l'orazione mentale. Adesso non c'è tempo qui, no? L'orazione mentale non è semplicemente uno scervellarci sulla pagina del Vangelo, perché l'orazione mentale tende a provocare un dialogo dell'anima con il Signore, che non è fatto soltanto, come dice Gesù, della lista della spesa, delle cose da chiedere, sprecate parole a forche, come i pagani, a chiedere questo, questo, questo e quello. No! L'orazione mentale raggiunge il suo effetto quando porta all'amore, quando tu cominci a prorompere nel silenzio, nel segreto del tuo cuore, in ardenti e casti affetti e santi affetti, ma anche in slanci grandi verso Dio. Quelle cose che nei santi, basta leggere la vita di San Francesco, i fioretti di San Francesco, portavano alle lacrime di struggimento, si chiamano così tecnicamente. Struggimento significa che tu stai amando immensamente, quindi con la tua parte affettiva al Signore, prorompi in lacrime perché da un lato questo affetto ti unisce con Lui e dall'altro però tu Lui non ce l'hai ancora presente adesso perché non lo puoi godere perché stai comunque ancora sulla terra, sei viatore e quindi ce l'hai però ti manca. Io sono sicuro che, sono sicuro, facciamo di no, facciamo gli ottimisti. Sospetto, ecco, che un numero non considerevole, non voglio dire la maggioranza, ecco, di fedeli battezzati, quando sente queste cose, rimane un po' così. Lo dico in base a quello che mi sembra di percepire e di vedere, sono tanti anni che sono sacerdote, no? Certo, io non ci posso stare nel cuore di una persona, non lo so quello che fa dentro casa, nel segreto della sua stanza, no? Però alcune cose si colgono. Questo è il primo comandamento. Quindi se io non ho un rapporto affettivo con Dio, ma sarebbe bello fare una bella confessione e dire, oh, la prima cosa dico, oh, io il nostro Signore non lo avrò per niente, cioè, è proprio zero. Mi sento freddo come un pezzo di ghiaccio, proprio, non so capire, non gli ho mai detto ti amo cor core, come dicono a Roma. E questo bisogna, è da confessare. Perché il primo comandamento. La cosa più importante. Bene, amici, come promesso, lasciamo un po' di suspense e riprenderemo proprio da Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Ora ci metto un segno così me lo ricordo. E ecco quindi, no? Continueremo per un'altra puntata almeno a deliziarci con questa importantissima virtù che comincia sulla terra e poi, come sappiamo, finisce in cielo. Appuntamento quindi per chi lo desidera alla prossima puntata con la mia benedizione a tutti.